Buongiorno a tutti, siamo a Cassano d'Adda in provincia di Milano, l'ultima pendice della provincia città metropolitana di Milano. Siamo oggi qui nell'ambito della Civil Week a sponsorizzare la nostra realtà del Solidar Market, che è una realtà fatta da diverse associazioni con la collaborazione anche dei servizi sociali del comune di Cassano d'Adda, che offre alle persone, ai nuclei familiari bisognosi una diversa distribuzione di alimenti rispetto al solito pacco che si dava prima come varie associazioni di volontariato. Queste sono le associazioni che fanno parte della rete del Solidar Market. Alcuni sono partner proprio e altri invece fanno parte della rete, nel senso che supportano, danno i volontari, però non sono partner a livello economico, insomma, perché i partner invece supportano il Solidar Market anche a livello economico. Da quanto tempo va avanti questa iniziativa? Allora, è iniziata il 7 marzo del 2022, perché siamo riusciti a farla partire dopo un po' di, tra il lockdown e tutte le cose che ci hanno bloccato, siamo riusciti a farla partire a marzo del 2022. Angela, presentaci anche i tuoi compagni di viaggio. Chi sono? Vieni, vieni qua con me. Segui. Sandro, che è presidente delle ACLI di Cassano. Buongiorno. Allora, le ACLI scendono in campo appunto per questa bella iniziativa della Solidar Market. Ma le ACLI sono sempre in campo, anche con questa iniziativa del Solidar Market, perché è una iniziativa che coinvolge un certo numero di associazioni, e le ACLI sono per fare rete, quindi anche noi partecipiamo a questa rete di solidarietà attiva con l'iniziativa. Hai detto una parola interessante, importante, soprattutto per la Civil Week, rete. Rete. Quanto è importante fare rete anche in un comune come Cassano? È importantissimo fare rete, perché solo con la rete delle associazioni o con qualsiasi tipo di rete si possono dare le risposte alle domande che ci vengono poste, perché ogni realtà non basta a se stessa, quindi solo con la rete riusciamo ad essere efficaci nelle nostre risposte. Non solo ACLI, tante associazioni c'è anche appunto. Sono Bruno e sono un volontario sempre della San Vincenzo e mi occupo, diciamo così, dalla parte operativa, organizzativa del Solidar Market, cercando di organizzare al meglio le attività all'interno. Prima hai detto una parola importante, rete, tu hai detto un'altra altrettanto importante, volontario. Sì. Quanto sono importanti i volontari per Solidar Market, per tutta la rete, anzi, le associazioni che costituiscono questo? I volontari sono fondamentali, senza i volontari questa attività non ci potrebbe essere. Quindi sia nella fase di raccolta, nella ricerca degli alimenti, sia nella fase poi di distribuzione. Se qualcosa ho imparato in questi anni tra Civil Week e associazioni che ho incontrato è che però i volontari non sono mai abbastanza, giusto? Verissimo. Verissimo, perché le attività ce ne sono. Basti pensare solo alle iniziative che cerchiamo di mettere in campo per raccogliere alimenti piuttosto che raccogliere fondi per acquistare alimenti, perché i bisognosi aumentano, quindi. E allora, se qualche cassanese, giusto? Sì. Se qualche cassanese si volesse unire alla vostra avventura, come può fare? Semplicemente basta che venga al Solidar Market e troviamo comunque un'attività da fargli fare. Come avviene poi appunto la raccolta invece di tutti i beni che appunto voi raccogliete, che poi invece distribuite? Beh, oggi stiamo sponsorizzando la 2 giorni di raccolta presso i supermercati della città, di domani e di dopodomani. Poi abbiamo altre modalità di raccolta, sempre nei supermercati della città abbiamo dei cesti al di fuori delle casse dove raccogliamo sempre alimenti. Andiamo poi per esempio il giovedì all'ortomercato, dove c'è una cooperativa sempre di volontari, e portiamo a casa frutta e verdura raccolta dai fornitori locali. In questi 2 giorni, quindi, se andiamo in quali supermercati qui a Cassano possiamo darvi una mano? Allora, a Cassano hanno aderito all'iniziativa la Coop Lombardia, l'Eurobrico, Acqua e Sapone e l'Eurospin. Immagino ci sia segnato tutto lì, sì. Locandine e tutto, cosa facciamo? Un sacchetto apposta per voi, come funziona? Daremo un sacchetto all'entrata alle persone e le persone poi in tutta libertà prendono quello che pensano di poter donare e poi all'uscita lo raccogliamo. Chiedo all'amico delle ACLI, il tempo è sempre poco,
fare volontariato a volte risulta un po' complicato e difficile, però dobbiamo trovare una motivazione per farlo. Perché darvi una mano? È importante dare una mano perché è rendersi disponibile nelle attività che servono a sostenere chi ha bisogno, è sempre l'incentivo più grande che possa avere il volontario per essere operativo. La solidarietà è la parola che ci deve unire. Se il volontario sente questo stimolo alla solidarietà, l'unica cosa che può fare è quella di camminare insieme ad altri volontari per rendersi utile a chi cammina con noi ogni giorno nella nostra vita e ha bisogno del nostro sostegno. Perfetto, allora questo è Solidar Market, non solo durante Civil Week, sempre qui a Cassano. In questi giorni lo potete scoprire anche oggi ad esempio qui al mercato, ma nei supermercati nei prossimi due giorni, ma comunque basta cercare in rete e trovate tutte le informazioni che servono. Beh, allora buon lavoro e buona Civil Week. Grazie, grazie. Anche a voi. Anche a voi. Grazie.